Rugiflex. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Gaetano Accarino 37, telefono fax 089 46 27 62. La FIA del Salerno annuncia lo sciopero dei dipendenti della cooperativa Colzer, impegnati nel servizio di pulizie presso l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, per il prossimo 18 giugno. La decisione è stata presa a seguito di una serie di incontri con la Colzer, l'ultimo dei quali si è tenuto ieri 13 giugno, presso il cantiere di Salerno. A tal proposito abbiamo chiesto ad Angelo Rispoli, segretario generale della FIA del Salerno, per quali ragioni si terrà lo sciopero. La situazione è, diciamo, di una gravità importante, nel senso che noi riteniamo che nel mondo del lavoro bisogna applicare i contratti del lavoro e rispettare le norme. Questo concetto, che è elementare, che fa parte del nostro vivere civile, all'interno di un appalto pubblico diventa un obbligo di legge. Ora, cosa succede? 2 anni fa la Colzer ti aggiudicò un appalto, tra l'altro che vede impegnato circa 110 lavoratori, all'interno della struttura ospedaliera di Via Procida e insieme a un'altra azienda dell'ex Da Procida e dell'ospedale Riuniti. Ora, cosa è avvenuto? Il Da Procida, vabbè, si è chiusa. All'interno dell'ospedale Riuniti operano circa 110 lavoratori per la pulizia e la manutenzione e sono i dipendenti Colzer. Quando fu aggiudicato questo appalto, noi facemmo notare che il monte ore individuale, a nostro parere, era molto basso, per cui ci sarebbe stato un ricorso frenato allo straordinario. Questo è avvenuto 2 anni fa. Loro ci dissero che avevano i tempi tecnici per studiare l'andamento e noi fummo d'accordo. Il problema è che dopo 2 anni continuare a studiare è un po' strano. Nel frattempo le condizioni dei lavoratori sono che hanno un monte ore individuale basso e c'è un ricorso massiccio allo straordinario. Siccome questo è vietato dalla legge per i lavoratori a tempo determinato, a part time, noi abbiamo posto il problema di trasferire una quota delle ore di straordinario come obiettivo di ore reali da effettuare sul contratto individuale, come prevede la norma, magari ricorrendo all'istituto della banca delle ore o elevando semplicemente il monte ore individuale. Rispetto a questa cosa c'è stata prima una richiesta di incontro, poi una seconda, abbiamo avuto un incontro in prefettura, disponibilità, però dopo 2 incontri, tra cui l'ultimo ieri e l'altro ieri, e a questo punto non abbiamo registrato nulla. C'è rimasto solamente di dire, lo so, anzi colgo l'occasione per scusarmi con i cittadini, con i pazienti per eventuali disagi, che non abbiamo voluto noi, i lavoratori ci rimetteranno la paga quel giorno, è la controparte che è stata inammontabile. Si colgo l'occasione dai vostri microfoni per fare un ultimo appello alla direzione ospedaliera di intervenire in qualità di stazione appaltante su queste trattative, pure perché se lo sciopero del giorno 18 non produrrà i suoi frutti e qualcuno pensa che la lotta si ferma, ha sbagliato. Dopo lo sciopero del 18 ce ne saranno di nuovi